Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Buttazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciatemi un messaggio. Oggi faremo un tutorial di un bracciale. Il materiale che vi occorre per realizzare questo bracciale è questo filato, si chiama Elegance, ha un color rame. Ma potete trovarlo anche in svariati colori: argento, oro, oro rosa e in tantissimi colori. È un filato da 6,06 mm, da 0,6 mm, ed è questo qui, è un bellissimo filato. Questo filato si chiama Elegance e l'ho acquistato su una pagina Facebook di Carmine Galassio, materiale a prezzi bassissimi. Con questo filato io utilizzerò dei cristalli da 4 mm, anche questi presi da Carmine Galassio. Con questo filato utilizzerò un uncinetto da 1,50. Iniziamo il progetto andando a realizzare delle catenelle. Mettiamo l'uncinetto in questo modo, giriamo, prendiamo il filo e andiamo a realizzare un nodino. Adesso andiamo a realizzare delle catenelle, tante quante la lunghezza del braccio, della circonferenza del braccio. Abbiamo così realizzato delle catenelle, io ho preso la circonferenza del mio polso e queste sono le catenelle che ho realizzato. Andiamo avanti, realizziamo una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo 3 punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in entrambi i 3 punti. Abbiamo così realizzato una mezza maglia alta. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in tutti e 3 i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo e entriamo in tutti e 3 i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo e entriamo in tutti e 3 punti in questo modo. Continuiamo, andiamo avanti in questo modo, andando a realizzare mezze maglie alte entrando in ogni punto. In questo modo andiamo avanti fino a che arriviamo in fondo al giro. Abbiamo così terminato il giro e come potete vedere la lavorazione è questa. Qui stiamo lavorando sulla parte del rovescio e questa è la parte del dritto. È molto bello questo filato. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire una catenella, giriamo il lavoro, entriamo nel primo punto. E andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo e andiamo ad eseguire un punto basso. Andiamo avanti in questo modo, andando ad eseguire un punto basso
entrando in ogni punto. Così. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo così terminato il giro e questo è il risultato. Come potete vedere, è una lavorazione molto bella per un bracciale. Questo è il rovescio e questo è il dritto. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire una catenella, giriamo il lavoro. Entriamo nel primo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo con l'uncinetto nel punto successivo, in questo modo. Prendiamo un cristallo, lo posizioniamo sotto. No, scusate, non in questo modo. Abbiamo eseguito un punto basso. Adesso prendiamo il cristallo, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Scavalchiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. In questo modo. Prendiamo un cristallo, lo posizioniamo sotto in parte e lo andiamo a chiudere con una catenella. Entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Prendiamo un cristallo, lo posizioniamo in parte. Lo andiamo a chiudere con una catenella. Entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo a realizzare un punto basso. In questo modo.
Così andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare in fondo al giro. Abbiamo così terminato il giro. Adesso andiamo avanti in questo modo. Abbiamo terminato il giro con un punto basso. Una catenella, giriamo il lavoro, entriamo nel primo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel punto successivo. E andiamo ad eseguire un punto basso. In questo modo entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. Andiamo ad eseguire un punto basso entrando in ogni punto. Questo modo. Così noi dobbiamo andare ad eseguire un punto basso entrando in ogni punto. Questi sono i punti. Dobbiamo andare ad eseguire un punto basso in ogni punto fino ad arrivare in fondo al giro. Abbiamo così terminato il giro. Adesso continuiamo in questo modo. Eseguiamo una catenella, giriamo il lavoro, mettiamo un filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo. Prendiamo il filo, usciamo, abbiamo tre punti, prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre punti. Abbiamo così eseguito mezzi punti alti. Andiamo avanti in questo modo, andando ad eseguire mezzi punti alti in ogni punto, fino ad arrivare in fondo. Questo modo andiamo avanti così fino a terminare il giro. Andiamo avanti in questo modo fino a terminare il giro. Il bracciale di oggi è questo qui, quello che abbiamo realizzato. Come potete vedere, è molto bello. Il filato è molto luminoso e i cristalli fanno molta luce. La chiusura io l'ho chiusa con un moschettone, ma voi potete benissimo fare una chiusura come volete. Anziché moschettone potete mettere un cuore o qualcos'altro. Il tutorial è così terminato. Ciao, al prossimo video.